Amici sportivi dal ritiro di Casole Bruzio qui al Virginia Hotel con Antonio Gardi, il portiere della squadra rossoblù. Allora, un allenamento tirato, ti abbiamo rubato un attimo per sentire la viva voce di questa veramente seduta d'allenamento molto intensa. Con mister Filaretti si lavora duro, con mister Viola altrettanto. Allora, un ritorno dopo la parentesi a Luzzi, sicuramente con entusiasmo, una squadra con la quale già sei stato 3 stagioni. Sì, sicuramente. Innanzitutto volevo ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità di ritornare e di rimettermi di nuovo in gioco. Scendere di categoria, ti devi calare nella categoria perché comunque non è facile. Non è che vieni da sopra e dici adesso è più facile. Invece ti devi calare, devi restare umile e devi sudare la maglia. I carichi di lavoro comunque siamo in preparazione, logicamente ci stanno. Si suda, almeno poi danno i frutti per il proseguo del campionato. Abbiamo visto spesso le squadre nelle quali hai giocato, sia l'Abruzzo Cosenza che la Luzzese, squadre che dal punto di vista tecnico erano ben dotate, ma che facevano forse del gruppo, della voglia, dell'intensità una delle maggiori caratteristiche. Sì, vabbè, il gruppo è la prima cosa, perché comunque con questo ritiro è la prova che si fa gruppo già a partire dalle prime fasi, dalla fase di preparazione, poi con il corso degli allenamenti giornalieri delle settimane, poi dei mesi, e quindi diciamo, il gruppo si forma sempre di più, perché io penso che comunque l'unione fa la forza, e in questo caso questa grande famiglia che io ho sempre definito che è l'Abruzzo Cosenza, questa è la nostra forza. È una stagione sicuramente da applausi nella tua città, profeta in patria, a Luzzi, ma sicuramente voglio anche di cercare di portare avanti questo progetto perché l'Abruzzo Cosenza è una piazza importante, una tifoseria importante. Sì, sicuramente è una tifoseria importante. Io ricordo, ci sono stato 3 anni, poi lasciamo stare la parentesi dell'anno scorso, e comunque vuoi che sono ritornato a casa, vuoi l'eccellenza, e quindi ho dovuto lasciare per questo motivo. Lasciare non è mai facile, per questo calore dei tifosi, per i compagni che comunque ho ritrovato con entusiasmo, mi hanno accolto di nuovo in maniera buona. E spero di ripagare la fiducia di società, tifosi, dirigenti, allenatori e tutti. Buon lavoro in bocca al lupo. Grazie, crepe.